Davide Puleio del ristorante Puleio di Roma. Ho 32 anni, diplomatami alla scuola alberghiera, decido di partire e cominciare a fare le mie prime esperienze. Ho cominciato a lavorare in ristoranti, trattorie, locali della zona, fino a quando poi non sono arrivato al Convivio Troiani, uno dei pochi ristoranti all'epoca stellati di Roma. È stata la mia prima esperienza in un ristorante di alto livello, quindi mi si è aperto un mondo e ho cominciato ad apprezzare quel tipo di cucina ed è nata in me la curiosità di imparare ancora di più. La mia cucina è una cucina materica basata su concetti tradizionali di gusto e di sapore, veicolata dal pensiero e molto concettuale. È una cucina leggibile, con pochi ingredienti e molto diretta. Il ristorante Puleio ha aperto il 31 di marzo. Prediligo cotture dirette, cotture semplici, a volte anche cotture ancestrali. Nella maggior parte dei casi e nella maggior parte delle preparazioni utilizzo la piastra tutto campo o l'induzione. Deve avere gli spazi giusti per dare la possibilità agli operatori di muoversi in piena comodità durante il servizio e durante la preparazione. È importante avere una cucina creata su misura per sfruttare al massimo gli spazi che sono presenti all'interno del locale. Insieme, in questo caso a Gico, siamo riusciti a sfruttare nel nostro locale tutti i piccoli spazi. L'elemento imprescindibile che non deve mai mancare nella mia cucina sono gli spazi operativi, quindi in questo caso il tutto piastra, i punti dove c'è l'azione del servizio, quindi dove si cuoce la materia prima. La tecnologia è molto importante anche perché ad oggi nel 2022 è giusto che vengano utilizzate le tecnologie. Sono un aiuto sicuramente per l'operatore per arrivare ad offrire al cliente un prodotto eccelso. Funzionalità è importante, il design anche. In questo caso noi abbiamo deciso di personalizzare la parte estetica della cucina dandogli lo stesso colore del design interno della sala, quindi la cucina in questo caso è verde. Però in base alla mia esperienza dico che la parte della funzionalità è altrettanto importante, perché ovviamente l'efficienza dei macchinari fa sì che il servizio sia fluido e veloce. Per me è molto importante il risparmio energetico, soprattutto oggi. È necessario, secondo me, con un po' più di attenzione, cercare di limitare gli sprechi lì dove è possibile, per vari motivi: A, per una questione ecologica, e B, anche per una questione economica. Ecco perché anche la scelta di evitare di inserire il gas all'interno del nostro locale, avendo una cucina completamente a induzione e completamente elettrica, sono dell'opinione che si abbattono molto di più gli sprechi. Ho scelto Gico perché credo nell'efficienza dell'azienda. Fornisce un prodotto sicuramente molto pragmatico, quindi in linea anche col concetto della mia cucina, con anche la filosofia di vita che ho. La qualità dei materiali, soprattutto degli acciai, componente principe di una cucina, dà l'opportunità di avere una cucina solida e importante.